Siamo presenti in 10, il numero legale dichiara aperta la seduta. Prima di passare ai punti all'ordine del giorno, il sindaco mi aveva chiesto un attimo la parola. Sì, prego. Io vorrei fare un minuto di silenzio e raccoglierci anche in preghiera nei confronti di quella gente che ha raggiunto le coste siciliane, ma per cause che noi conosciamo, purtroppo non ce l'ha fatta. Mi sembra doveroso tributare, in segno di rispetto di queste persone, un omaggio anche da parte del Consiglio Comunale di Ficarazzi. Meditando su questa problematica e ritenendo sicuramente ingiusto ritenere clandestino un bambino che arriva in Italia con quelle modalità, è sicuramente compito della politica e di chi ci rappresenta nelle istituzioni più grandi di noi veramente mettere mano a questo problema, perché se c'è una cosa che io ho imparato da giurista, da operatore del diritto, è che le leggi hanno un loro tempo, hanno una funzione spazio-temporale che spiega i suoi effetti in certe circostanze, ma poi le circostanze cambiano e quindi è necessario adeguare magari delle leggi che oggi non rispondono più a quelle realtà che magari le hanno, tra virgolette, diciamo, generate. E allora ritengo doveroso anche mandare un messaggio a quelle istituzioni che ci rappresentano a livello nazionale nel ripensare a un sistema diverso e più organico, un sistema più umano di norme, perché un pescatore o chi si trova in quei luoghi non può dare soccorso, perché dando soccorso viene poi perseguito penalmente. Allora questo non risponde a giustizia, non risponde a etica. Raccogliamoci un minuto di silenzio. Consiglio straordinario è un plauso all'Arma dei Carabinieri, l'Arma dei Carabinieri che c'è sempre a difesa della legge, a difesa delle nostre popolazioni, a difesa delle nostre comunità, istituzione principe perché è vicino alla gente. Ieri è stata fatta un'operazione di polizia, un'operazione importante,
in un territorio importante come il comune di Bagheria per combattere il malaffare. Bene, il malaffare si combatte con delle prese di posizione forte, la politica anche qui a Figarazzi unanimamente da destra a sinistra, da maggioranza e opposizione, è fermamente schierata dalla parte della legge, dalla parte della legalità, e le tante manifestazioni che noi abbiamo fatto e il modo di amministrare che c'è stato in questi anni, ma anche negli anni dell'amministrazione Cannizzaro, lo dimostra e lo testimonia. Però è giusto fare un plauso all'arma dei carabinieri, anche all'arma territoriale di Figarazzi, oggi rappresentata qui dal vice comandante, su quella operazione fatta qualche ora addietro, proprio ieri nel pomeriggio, che ha evidenziato come il malaffare non si annidi soltanto nella politica, ma si annida anche in quei funzionari infedeli ai giuramenti e a ciò che li lega alla pubblica amministrazione. Ebbene, è un'operazione importante per chi come noi fa politica, per chi onestamente rappresenta il comune nei ruoli di servizio, quelli più umili, così come nei ruoli di servizio quelli con maggiore responsabilità. I tanti funzionari onesti si devono sentire rappresentati e si devono sentire grati a un'operazione di polizia che ha evidenziato delle storture. Io sono solidale con il sindaco di Bagheria perché conosco come uomo, come politico, è una persona corretta e onesta, e ho sempre difeso l'operato del sindaco anche quando l'impopolarità lo ha colpito con le problematiche del Covid. È una persona che ci mette la faccia ed è addolorato da quello che sta patendo. Io sono sicuro che non avrà nessuna, e non c'è nessuna responsabilità attribuibile a Vincenzo. Vorrei prima proprio di iniziare il Consiglio Comunale ringraziare intanto i funzionari tecnici del Comune di Mitos, del Comune di Villabate e del Comune di Misilmeri che hanno risposto in maniera positiva all'invito a questo Consiglio Comunale straordinario. Questo ringraziamento è fatto a nome dell'intero Consiglio Comunale, penso anche a nome dell'amministrazione tutta del Sindaco Martorano. Allora, vorrei iniziare con la votazione degli estremi di urgenza e straordinarietà. Quanto mi è pervenuta la richiesta a firma del sindaco Martorana e dell'assessore Vincenzo Tribuna per la convocazione di questo consiglio. Perché? Perché tutte le volte che c'è una pioggia un po' più forte rispetto al normale, Figarazzi, soprattutto in una certa zona del nostro paese, viene sommersa dalle acque. E questo dura già da tempo, quindi dovremmo un attimo, in sinergia con i comuni vicini, trovare le forze, le economie per poterle affrontare. Questo era il punto all'ordine del giorno, quindi ho voluto semplicemente. Prego, consigliere Martorana. Allora, ho chiesto di intervenire per dichiarazione di voto appunto perché non posso esimermi dal far notare alla Presidenza come le motivazioni di straordinarietà e di urgenza sono oggetto di una, a quanto pare, valutazione strettamente personale che si allarga e si restringe a seconda di chi rappresenta queste motivazioni. Ora, senza nulla togliere all'argomento del giorno, che sicuramente è un argomento di rilevanza fondamentale per il Paese, in quanto tiene sotto scacco in una situazione di disagio da più di un decennio una parte della popolazione che si ritrova ad avere la fognatura in casa, scusando l'espressione, ma poco c'è da essere formali nelle espressioni, ma non mi pare che
in questa sede si possono ravvisare delle motivazioni di straordinarietà e di urgenza, in quanto è un problema che si trascina da 10 anni. Straordinarietà forse nella problematica, ma l'urgenza anche perché non mi pare che oggi ci troviamo qui per trovare una soluzione definitiva al problema. Siamo qui soltanto per presentarlo. Io ringrazio i tecnici che sono oggi qui presenti, ma siamo semplicemente qui per prendere atto della situazione e quindi l'argomento si poteva anche trattare in una sede ordinaria di consiglio comunale. Questo lo dico affinché, diciamo, la prossima volta si stia anche più attenti alle istanze della minoranza e a quelle che sono, diciamo, le reali motivazioni straordinarie dell'urgenza che portano i consiglieri comunali, da qualsiasi schieramento che si facciano parte, a rappresentarle chiedendo, diciamo, una convocazione per motivi straordinari dell'urgenza. Quindi, annuncio, diciamo, per quanto concerne il gruppo di minoranza, oggi rappresentato da me e dal consigliere Fontana, il nostro voto negativo a questa. Mi faccio carico personalmente della sua bancella, le istanze penso di averle valutate nella misura giusta e starò più attento la prossima volta. Quindi metto i voti l'urgenza e la serenità della convocazione del Consiglio Comunale. Prima battuta c'era il nome di scrutatore, scusate, quindi nomino scrutatore il consigliere Martorana Marco, il consigliere Domino e il consigliere Martorana Gioacchino. Quindi avendo nominati gli scrutatori, rimetto i voti la convocazione del Consiglio Comunale. Approvato con 8 voti favorevoli e 2 contrari. 2, Martorana Marco e Fontana Salvatore. Quindi, continuiamo, sindaco, prego, prova che sto. Chiaramente non è la sede opportuna per replicare diciamo, l'aspetto politico evidenziato dal capogruppo della opposizione, mentre invece è importante spiegare alla cittadinanza che grazie a Canale 8 Liguria, questo consiglio comunale sul nostro territorio, ma anche sui territori di Villa Abate e di Misilmeri, le ragioni che ci inducono ancora una volta ad occuparci di un tema annoso per la nostra cittadinanza, ma anche per Villa Abate e per Misilmeri. Intanto io vi vorrei presentare le persone che sono qui al mio fianco. Si tratta di tecnici dei UTC, degli uffici tecnici comunali del comune di Ficarazzi, del comune di Misilmeri e del comune di Villa Abate. Abbiamo l'architetto Franco Abate, che è il responsabile dell'ingegnere ambientale del comune di Villa Abate, l'architetto Giordano Giovanna, che è responsabile dell'urbanistica. Ognuno di loro ha tantissime deleghe, io vi dico soltanto, diciamo, una delle funzioni che fanno, perché un ufficio tecnico ha una pluralità di ramificazioni, ognuno di loro è a capo di diversi settori. Poi abbiamo il giovane Casucato Pietro, che si occupa della manutenzione e servizi a rete del comune di Misilmeri, e l'ingegnere Filippo Trifirò, che è una persona nota al comune di Ficarazzi perché ha gestito l'UTC in un momento molto difficile, quando noi siamo stati commissariati nel 2000 e nel 2001, era proprio il capo dell'UTC ed è, devo dire, la memoria storica di questo problema, perché lo conosce veramente nei minimi dettagli, occupandosi veramente di tantissimi, diciamo, aspetti, e oggi ci farà anche una sintesi. Chiaramente abbiamo il capo dell'ufficio tecnico del comune di Ficarazzi, l'ingegnere Cecchini, Salvatore Cecchini, che ha ereditato l'ufficio tecnico del comune di Ficarazzi e devo dire con grande capacità e coraggio e molta brillantezza, perché veramente il nostro ufficio tecnico è uno dei fiori all'occhiello di questa amministrazione, ma anche delle amministrazioni, diciamo, che hanno preceduto questa
Tra poco arriverà anche su, sui banchi, diciamo, che di solito sono destinati ad accogliere l'esecutivo e il sindaco, anche il geometra Morano. Infatti io tra poco lascerò il posto al geometra Morano, perché questo consiglio comunale non è un consiglio comunale tra virgolette politico, è un consiglio comunale che serve a trasmettere alla popolazione ciò che è il problema degli allagamenti nel quadrivia tra via Medi e via Cid De Gasperi, perché si verificano, diciamo, queste problematiche. Perché pensiamo di convocare il consiglio comunale? Perché la mia esperienza ci porta a andare, diciamo, a predisporre una delibera di consiglio comunale con la problematica e inviarla a tutti quegli organi superiori che possono aiutarci. Dal 2000 ad oggi sono state fatte una pluralità di persone, che è una delle persone, diciamo, più attente a questo problema, sono state fatte una pluralità di conferenze di servizi, abbiamo sentito veramente tutte le parti e tutti i protagonisti di questa, diciamo, vicenda. Abbiamo un progetto che ci potrebbe portare a realizzare delle opere necessarie per eliminare il problema. Qualche volta abbiamo anche visto delle possibilità finanziarie per poterle, diciamo, prendere, per poterle attingere. Siamo arrivati vicini alla soluzione definitiva e poi per una questione, per un, magari una piccola problematica amministrativa, non si è riusciti, diciamo, a cogliere l'aspetto più importante, che è quello della soluzione del problema. E allora nessuno deve, sia per quanto riguarda la parte politica, sia per quanto riguarda il semplice cittadino che frequenta magari il bar, che percorre le strade del paese, poter pensare che c'è uno dei consiglieri comunali, in maggioranza di opposizione, che su questo problema se ne frega, perché siamo tutti sensibili. Anche se oggi l'opposizione dice io non voto la straordinarietà e l'urgenza, comprendo la posizione, diciamo, politica, ma io sono sicuro che loro sono sensibili al problema quanto lo siamo noi. La maggioranza oggi ha il compito e il dovere di amministrare, ha il compito e il dovere di trovare le ricette giuste. Mai nella storia del Comune di Figarazzi si è proceduto attraverso questo tipo di metodo, cioè il coinvolgimento nella istituzione principe che rappresenta la nostra cittadinanza di tre comuni. Il Comune di Villabate è rappresentato dal suo sindaco, Franco Cerrito, non è qui Franco personalmente, perché? Perché oggi è diventato per la seconda volta nonno, mi ha chiamato alle 16:30 e mi ha detto Paolo, i miei tecnici saranno al tuo fianco, ma voglio fino in fondo così arricchirmi della gioia che può essere data a un nonno che riceve un secondo nipotino. E allora ho detto no Franco, è giusto che tu resti a casa accanto al tuo figlio, sarai sicuramente ben rappresentato dalla tua amministrazione. Il comune di Misilmeri è un comune oggi gestito da una terna commissariale e di solito l'equazione è facile, ci sono i commissari, non sono sensibili al problema, no, assolutamente, i commissari, i tre commissari sono sensibili al problema, io ho sentito tutte e tre i commissari in queste ore. E addirittura abbiamo una rappresentanza dell'UTC del comune di Misilmeri, il geometra Sudato Pietro, che è qui per dire, per dare voce, diciamo, al suo territorio, e quindi abbiamo una rappresentanza piena dei tre territori comunali. Io il problema lo conosco, ma non lo conosco a livello tecnico come le persone che sono sedute, che sono qui al mio fianco, che ringrazio per la loro sensibilità, perché vedete, lasciare le proprie famiglie, lasciare i propri impegni con una convocazione straordinaria, cioè dall'oggi al domani, significa grande professionalità. Queste persone sono qui per senso di responsabilità, per professionalità, e non soltanto perché sono amiche di Paolo Martorana e dei loro sindaci, sono qui perché sono delle persone altamente qualificate, e io sono sicuro che anche attraverso questo consiglio comunale noi metteremo un altro tassello verso quella soluzione del problema
che sembra un problema soltanto di Figarazzi, perché poi alla fine, certo, Villa Abate è più sopra e Misil Meli con Portella di Mare è ancora più sopra, no, è un problema che riguarda un territorio. E i sindaci di questo territorio, così come i commissari di Misil Meli, vivono il territorio in una maniera univoca. La visione parcellizzante di un territorio soltanto attraverso i confini è una visione che è stata superata. Oggi le problematiche serie si risolvono, si affrontano e si risolvono attraverso una pianificazione territoriale. È questo che noi stasera, diciamo, metteremo in campo. Io ora abbandono, diciamo, il mio ruolo tra virgolette di anche moderatore dell'assemblea, ovviamente al Presidente del Consiglio, che ringrazio e che mi scuso per avere così anche usato un po' questa fretta nel convocare il Consiglio Comunale, ma non è dovuto all'allagamento, ma è dovuto a un senso di rispetto che ho nei confronti della mia cittadinanza, che a gran voce, ma sempre con grande educazione, mi chiede e ci chiede di risolvere questo problema. Quindi Nino, ti invito a raggiungere questi banchi, a prendere il mio posto. Ritengo di dover dare immediatamente la parola all'ingegnere Filippo Trifino, che ci farà una relazione, ci illustrerà il problema, e poi passeremo, diciamo, la parola a Villa Abate e a Misil Meli, perché anche, diciamo, il percorso, credo, cronologico debba vedere questo tipo di interventi, quindi Figarazzi, Villa Abate e poi successivamente, diciamo, Misil Meli. Grazie per la vostra attenzione, e ora sentiamoci, diciamo, le parole dei tecnici, che sono sicuramente quelli più qualificati e più importanti. Dunque, molti di voi mi conoscono, sanno che ho faticato questo territorio. Sanno che ho praticato questo territorio da tempo. Uno dei problemi che si posa alla commissione straordinaria all'epoca della mia vigenza come capo dell'ufficio tecnico fu il problema degli allagamenti. Il problema degli allagamenti, che erano connessi anche a un altro problema importante: il problema dell'impianto di sollevamento del comune di Figarazzi, che costituisce in questo momento il polmone del sistema di sfioro a mare. Quando parliamo di sfioro a mare, quindi parliamo anche di possibile inquinamento. Quindi la gestione del sistema delle acque riveste carattere di importanza non soltanto per fatti, diciamo, di protezione civile, perché il paese di Figarazzi effettivamente viene a essere sbarrato da un lato sulla 113 per l'impossibilità di attraversamento, e dall'altro lato abbiamo le rotative, quindi in caso di un evento disastroso abbiamo due limiti molto invalicabili. Ma soprattutto è anche dal problema dell'inquinamento. La gestione dell'impianto di sollevamento è un problema serio, anche perché le tubazioni che oggi sono a servizio sono tubazioni molto vecchie. A quell'epoca, da una ricognizione che io feci del territorio, capì che non era possibile sfruttare le possibili vie di accesso per posare nuovi tubi. Faccio una parentesi. Gli strumenti programmatori urbanistici sono tal quali gli strumenti programmatori delle reti fognarie e dovrebbero essere aggiornati di pari passo. Tant'è vero che il comune di Figarazzi aveva anche dato l'incarico per aggiornare il PARF. Il PARF è lo strumento urbanistico del progetto. A rafforzare quanto detto dal sindaco, il territorio non può mai essere preso a pezzetti, e i PARF che sono stati sviluppati nel tempo tengono effettivamente conto di questo. Lo strumento di programmazione della rete fognaria di Villa Abate prevede infatti che la frazione di Portella di Mare, all'epoca in cui fu fatto quella programmazione, per quella portata di acqua scaricasse dentro la rete di Villa Abate.
la rete di Villa Abate veicolasse l'acqua fino a valle. A valle Villa Abate si è incaricato di fatto di costruire la tubazione che oggi va al depuratore e che quindi dà un grande sollievo al territorio marino, mentre Ficarazzi aveva il compito di costruire la parte che chiamiamo di sfioro, cioè delle acque piovane, fino a condurle al recapito previsto dal parco. Ficarazzi ha due recapiti previsti a mare attraverso questi manufatti che si chiamano di sfiori. Uno che è alla Crocicchia e che prende la parte centrale a cavallo di Corso Vittorio Emanuele, mi pare, quella che scende da là, mentre un altro è in fondo alla via Meri e che prende tutta la parte di via l'Europa, diciamo, voi di Ficarazzi capite bene qual è la zona. A sua volta dall'impianto di salvamento le acque nere e le acque grigie, cioè quelle che non possono essere immesse in mare fino a una certa diluizione, vengono riportate a monte per essere mandate al depuratore. Questo sistema così congegnato, così studiato da chi ha preceduto nella progettazione, ha funzionato fino a quando poteva funzionare, cioè fino a quando l'evoluzione del territorio, la urbanizzazione di tutte le aree non è stata così vasta da richiedere tubazioni sempre maggiori, di maggior diametro. Di fatto oggi noi abbiamo che le portate che si raccolgono in caso di eventi di pioggia non riescono a essere immesse in quelle che erano le previsioni della rete. E andiamo a qual era la previsione della rete. Il parco di Ficarazzi prevedeva 2 più 1, 3 tubi da 600, cioè una robetta così. Lo studio che oggi abbiamo messo in atto prevede una tubazione di 2400, cioè 2,40 metri. Vi lascio pensare qual è la dimensione del problema che si è generata negli ultimi 30 anni da quando è stato fatto il parco. Le aree si sono, le aree impermeabili sono aumentate, soprattutto sono cambiati gli eventi di pioggia, per cui gli eventi di pioggia hanno una durata inferiore e una portata maggiore. Il sistema delle reti che forma il compenso, perché faccio piovere a monte, piano piano l'acqua si infiltra nelle tubazioni, si riempie le tubazioni verso valle, arriva a valle dove deve sfiorare. Più grande la rete, più è la capacità di compenso, cioè più è la capacità di immagazzinare acqua, quindi il recapito finale, che è quello che noi chiamiamo emissario, che è l'oggetto del progetto che io ho redatto, deve essere inferiore perché ha il tempo quest'acqua di corrivare, di andare piano piano e di uscire. Le reti diventano più piccole, non c'è questa capacità di compenso, quindi la portata che arriva, che dobbiamo smaltire, è sempre maggiore. Detto questo, prima che io andassi, lasciassi l'incarico, avevo tracciato una possibilità, che era l'unica possibilità in concomitanza a quello che è stato lo strumento urbanistico del Comune di Ficarazzi, perché attraverso la via di nuova di piano regolatore che dovrebbe tracciarsi dalla via Meri fino a sbucare al limite del territorio fra Palermo e Ficarazzi, quella era l'unica via dove poteva essere inserito una tubazione che dai dati che avevamo sembrava una tubazione che dovesse essere del 1004, cioè di 1,40 m di diametro, in base ai dati dei vecchi parchi. E nello stesso tempo, attraverso un sistema perverso oggi che abbiamo di tubazioni che si incrociano all'incrocio della via Medi e della 113 via Alcide De Gasperi, togliere il sistema di sollevamento dall'impianto di Ficarazzi in quel punto e portarlo sempre sulla tua strada di piano regolatore. Perché vi dico questo? Perché sulla via Medi, al primo tratto, non c'entra più niente. Oggi abbiamo presenti 3 tubazioni
a servizio del sistema che vi ho descritto, del 600. Abbiamo un tubo della Pianini, abbiamo due tubi della rete idrica, abbiamo le reti secondarie delle fognature e in più abbiamo un 20.000 dell'Enel. Quindi tutto questo coacervo di reti in quei 3 metri di strada, a grande profondità peraltro, perché i pozzetti sono profondi lì, per un problema di quote, non era possibile gestirlo e quindi cambiare in quella sede la rete. Tra l'altro cambiare le reti fognarie sempre nella stessa sede costituisce un problema di servizio. Il problema di servizio implica immediatamente uno sversamento nel corpo ricettore a mare, cosa che non ci possiamo permettere, nessuno si può permettere. Quindi all'epoca, prima che andassi via, lasciai una traccia di questo progetto nell'ipotesi in cui il piano regolatore seguisse quello che poi ha seguito e quindi fosse approvato. A questo punto l'ufficio tecnico fece un preliminare che prevedeva, come vi dicevo, solo il territorio di Picarazzi, un tratto di tubazione emissario che gestisse innanzitutto in maniera migliore l'effetto di diluizione tra la rete, la portata nera e la portata bianca, cioè l'acqua di pioggia e l'acqua di fogna, sgravasse l'attuale vasca di accumulo dell'impianto di sollevamento di Figarazzi da un carico che non gli è dovuto e che metteva continuamente in crisi le porte di sollevamento, e risolvesse quindi il nodo di quelle portate che erano consegnate in quegli strumenti di programmazione, risolvesse il problema di allagamento. Questo progetto ammontava a circa 1.600.000 euro. E questo progetto ebbe in parte copertura dall'Agenzia dei Rifiuti e delle Acque, per cui la dottoressa Coscienza disse: fra poco avremo l'ato, avremo la PSA, non si diceva, avremo il dente gestore, noi ci occupiamo della rete bianca e della rete nera, se ne dovrà occupare. E diede un finanziamento, credo che fosse, diede la disponibilità di un finanziamento di circa 750.000 euro. A questo punto il comune di Picarazzi, con quel preliminare, doveva muoversi e si mosse. Si mosse innanzitutto facendo un protocollo d'intesa fra i comuni che erano interessati. Questo protocollo d'intesa fu firmato tra i comuni di Villabate, che Misilmeri, che tempi era commissariato, e quindi credo che lo fermò il ingegnere Medaglia, e Picarazzi prevedeva che il comune capofila, dato che il territorio interessato era quello di Picarazzi, fosse Picarazzi, che Picarazzi dovesse dare questo incarico per redigere il progetto definitivo dell'opera. Il sindaco Cannizzaro mi onorò di volermi incaricare, vista la mia conoscenza dei fatti, di questo progetto, e nel momento in cui io cominciai a occuparmene attivamente, per prima cosa ho sentito i comuni di Villabate e di Misilmeri. In particolare il comune di Villabate stava tentando di risolvere i problemi dell'attraversamento della linea ferrata. Perché lo stesso problema che c'è a valle c'è a monte, perché la rete quella è, non si scappa. E il progetto era stato già affidato anche qua dai commissari a dei colleghi che avevano già redatto una prima parte di studio sul loro territorio. Dai dati che emessero si vide che in ragione della enorme urbanizzazione che c'era stata in questi 20 anni, le portate erano decisamente superiori. Stiamo ragionando sulle portate dell'ordine dei 20 metri cubi secondo. Nel tempo di ritorno, cioè nell'evento probabile di pioggia che si verifichi ogni 5 anni,
non ogni 20 anni, ogni 5 anni c'è un evento di pioggia che può provocare questo dimensionamento, questa portata d'acqua. A questo punto furono riviste tutte le ipotesi di progetto preliminare, fu nominato come supporto al responsabile del procedimento, l'ingegnere Tomasino, purtroppo che non è più fra noi, che era anche responsabile, supporto e responsabile del procedimento del comune di Villabate. E si decise in una delle prime conferenze di servizio che questi due progetti andassero coordinati, cioè camminassero insieme per dare una risposta unica da valle a monte, perché se non costruisci l'uscita non ci puoi mettere, non puoi far entrare la gente, e potessero anche andare a un appalto integrato, cioè a una gara di progettazione ed esecuzione dei lavori che sgrava molto i comuni da certi oneri. Questo succedeva, il mio incarico del 2003, questo primo step del 2004. Dal 2004 fino al 2010 si sono succedute una miriade di riunioni presso la provincia, presso Lato, perché intanto interveniva Lato prendendo parte delle reti, quindi l'impianto di sollevamento doveva essere stralciato dal mio progetto, dal progetto che dovevo redigere io, è dato a Lato, e così fu fatto. E questo è un progetto che era già pronto, mandato in gara, questo dell'impianto di sollevamento, e forse c'è una speranza che vada in porto. Furono fatti alla fine, tanto per dirvi l'ultima, anche la protezione civile del comune di Palermo, che subiva a suo dire degli allagamenti verso i bagni Italia dovuti al fatto che l'acqua esce anche dalla tubazione dell'800 che va al depuratore, decise che avrebbe partecipato a questa fase di progettazione per risolvere tutti i problemi. La provincia ci diede incarico, siamo stati alla protezione civile, sono stato alla protezione civile a portare il progetto, a illustrare il progetto, e la provincia che voleva trovare la possibilità di finanziamento ci chiese di fare l'ultima riunione alla protezione civile del comune di Palermo, insieme alle Ferrovie dello Stato, all'APS, quindi all'ARPA, a tutti gli enti, all'ANAS, per verificare se quanto io avevo progettato potesse avere un'altra soluzione più economica di quella a cui io ero giunto, se ci fossero dei miglioramenti da apportare, e quindi sulla base di questo tavolo tecnico decidere se questa poteva essere la migliore soluzione. Vi dico migliore soluzione perché in questi 10 anni di percorso ho sentito fare valutazioni di tutti i tipi e di tutte le maniere. Portiamo i tubi da là, andiamo su quest'altro versante, sfruttiamo quest'altro recapito a mare. Io vi dico, non è possibile. Noi abbiamo uno strumento urbanistico che è il PARF, che ci dice che i due scarichi a mare che ci sono in questa zona, Censiti, sono quelli di Crocicchia e di Via Media, che il sistema delle reti è questo, e che per fare cose diverse dovremmo andare a smontare tutte le progettazioni. E comunque non sarebbe possibile economicamente valido sdoppiare le reti, perché fare due tubi più piccoli significa raddoppiare su due tracciati gli espropri, che valgono soldi, e fare scavi e opere e soprattutto manutenzioni maggiori. Siccome l'opera non soltanto la dobbiamo realizzare, ma i comuni la dovranno gestire, e il progetto dovrà prevedere anche questa fase di gestione, perché noi facciamo le opere e poi ce le dimentichiamo, e questa è la maniera per far andare alla manovra le opere, per gettare denaro pubblico al privato.
Quindi l'unica possibile, il tavolo consegnò, il tavolo tecnico consegnò, che la via che avevamo individuato nel progetto, che non è frutto soltanto dell'ingegnere Tritirò, ma è frutto dello studio che abbiamo realizzato insieme ai progettisti del sottopassaggio ferroviario, ingegneramente e altri, all'APS con l'ingegnere di Trapani. Quindi abbiamo fatto quello che probabilmente difficilmente si realizza, che tutti i professionisti hanno concorso a fare un progetto. Io ora vi illustro velocemente questo progetto, che però è abbastanza semplice. Noi andremmo a monte della ferrovia, il progetto che il comune di Villabate ha in parte già in copertura finanziaria, prevede il recapito con una serie di griglie delle acque che attualmente discendendo sulle strade, diramando sulla strada, perché vi dicevo le reti fognarie dei comuni non sono in grado di recepirle, le prendano queste acque, le recapitano dentro nel caso di eventi di pioggia e le facciano passare al di sotto della ferrovia. Attualmente il comune di Villabate, che recapita, che prende le acque da anche le acque di Portella di Mare, attraversa con tre collettori la ferrovia: il collettore di Via Alcide Gasperi, il collettore di Pomare e un altro collettore più a nord. I due collettori, che sono quello di Pomare, che recapita un poco più solo dalla zona industriale di Villabate, e quello di Via Alcide Gasperi, si riuniscono a valle della ferrovia in un'unica tubazione, dove c'è praticamente la discenderia da sopra passo. In quel punto avrebbe inizio il progetto che dovrebbe essere intestato ai tre comuni. Le acque verrebbero prese, inserite in una tubazione di calma per farle decantare quel minimo che serve a sfiorarle. La parte nera proseguirebbe lungo l'attuale tubazione su Via Alcide De Gasperi. La parte bianca, cioè le acque meteoriche, ora soltanto per un dettaglio per chi non lo sapesse, noi abbiamo dei sistemi di fognatura misti, cioè nella stessa tubazione vanno le acque di pioggia dei tetti delle nostre case e delle caditoie delle nostre strade e le acque che provengono dai nostri servizi igienici dalle nostre cucine. Le acque nere, che sono le acque di scarico, rivestono normalmente in una rete ben dimensionata una percentuale minima da 1 a 100 della portata massima della rete bianca, tant'è vero delle portate meteoriche, tant'è vero che per alcuni casi si privilegerebbe il sistema separato, cioè mettere una parte le acque nere che vanno ai depuratori e una parte le acque. Non sempre questo è economicamente possibile, soprattutto nei centri che sono già stati edificati, e quindi si usano dei manufatti di sfioro, per cui le acque, miscelandosi insieme le acque meteoriche alle acque nere, raggiungono una diluizione che è fissata per legge, tale che possono essere mandate in un recapito che può essere il mare, un lago, quello che è. Questo rapporto di diluizione è normalmente di 1 a 5, cioè quando la portata totale supera di 5 volte la portata delle acque nere, l'acqua che eccede può andare al mare. Quindi noi prendiamo quest'acqua che ci deriva dalla parte di Misilmeri e Villabate, dai due collettori, di una parte del nuovo insediamento di Carazzi o giù di lì, perché poi ci sarà a sistemare la parte di rete spiccio, la incanaliamo e la portiamo questo è il sistema integrato delle tre progettazioni. Da questo lato noi abbiamo
questo oceano la progettazione che fa capo a Villa Abate di attraversamento. In rosso c'è il progetto dei tre comuni, in verde vedete il verde oceano, questo qui, la parte dell'impianto di sollevamento di cui si doveva incaricare APS insieme a tutta la parte di scolo delle acque bianche che vengono da Viale Europa. Quindi abbiamo preso i due collettori che sono molto difficile qua, 1 e 2, li abbiamo messi in questo tratto di calma. Qua abbiamo un manufatto di Sioli. Quando io parlo di manufatto di Sioli vorrei dire che è una camera di manovra di circa 16 metri per 5 metri, profonda 6 metri, non è, perché dobbiamo tenere conto delle quote a cui arrivano da monte le fognature, quindi non abbiamo, dobbiamo per esempio in questo caso garantire la viabilità su quella via Alcide De Gasperi, quindi ci saranno opere provvisionali che servono a mantenere la viabilità. A questo punto abbandoniamo le acque nere, continueranno ad arrivare in questo nodo che abbiamo e da qua andranno al depuratore, mentre le acque bianche si incanaleranno qua in questa zona del comune di Villa Abate per attraversare la 113 nella direzione in cui dovrebbe venire la nuova strada di piano regolatore del comune di Ficarazzi, che servirebbe a alleggerire questo nodo. A questo punto dalla tubazione del 2400 si passa per motivi di pendenza a due tubazioni del 1600 fino ad arrivare alla via Meli. Dalla via Meli si attraversa sempre con un sistema di tunneling, cioè di scavo senza aprire la strada, anche perché anche per Ficarazzi la via Meli è una strada di importanza vitale che non può essere tolta, perché sennò il sovraccarico che già abbiamo su Corso Umberto diventa folle. Si attraversa e si va sul verde da questo lato. Perché questa scelta? Perché da questo lato abbiamo il sistema di smaltimento che dobbiamo andare a garantire. A questo punto si arriva al sistema, all'impianto di sollevamento, all'impianto delle acque di parte delle acque di Ficarazzi vengono prese qui in concomitanza, come si chiama questa via? Questa qua, è qua la via, questa che si infila di qua. Collettore. Via Quasimodo? Sì, la via Vivona. Alla via Vivona, da là viene un'altra tubazione che anche lì viene sfiorata. La parte nera scende direttamente, la parte bianca va a finire nella nuova tubazione, fino ad arrivare qua all'impianto di sollevamento. Qua l'impianto di sollevamento APS avrebbe realizzato questo primo tratto perché partiva prima di noi, che poi noi andiamo a modificare per fare tutto il resto, prende tutte le acque di questa zona e le incanala al mare. Tutto questo sistema, eccetto questo tratto qua che dovrà essere fatto a cielo aperto, quindi il tratto tra via Europa eccetera, può essere realizzato senza mettere fuori servizio nulla o quasi nei limiti delle competenze tecniche. Dopodiché si dovrebbe procedere al riordino di tutta questa zona, perché in questa zona arriva quello che impropriamente viene detto canale Mercè. Il canale Mercè era, dalle carte che mi risultano, altra cosa di quello che noi pensiamo essere. La via Mera non era il canale Mercè. Il canale Mercè doveva passare attraverso la villa, quella dei caduti, e di incanalarsi. Però attualmente esiste un sottopasso dal comune di Villa Abate nella strada che è limitrofa tra Villa Abate e Ficarazzi, e che serve anche la zona industriale di Ficarazzi. Quindi questo sottopasso, che è detto propriamente Mercè, e che quel canale che noi abbiamo all'uscita lì a sinistra, dovrebbe essere rifunzionalizzato, però questo è solo al progetto, e per poter essere collegato al sistema globale. Tutta quest'opera col tempo passato è aumentata chiaramente di costi, soprattutto è aumentata di costi nei termini di esproprio.
perché dall'idea del progetto preliminare, che era mettiamo un tubo del 1200, che ha un'occupazione temporanea delle aree, che può avere una servitù, significa andare a passare a sezioni di questo tipo. Queste sezioni qua di questo tipo non possono andare in occupazione permanente, devono andare in esproprio, perché sennò andiamo a ricreare tutti quei problemi che nel tempo c'erano passati, c'erano negli espropri. Fate il conto che noi abbiamo tratti da 4 metri quando abbiamo la tubazione del 2004 e di 6 metri quando abbiamo i due tubi affiancati del 2006. Quindi è un'opera impegnativa, soprattutto perché nei tratti, io ero partito con una previsione di opere provvisionali più dura, poi grazie a Dio le indagini geotecniche ci hanno portato a poterle diminuire. È un'opera impegnativa perché le dimensioni sono impegnative, perché gli scavi sono impegnativi, perché devono essere fatti con uno sbatacchiamento per evitare che andiamo a fare un esproprio di 20 metri, perché se lo scavo 6 metri per 6 metri significa che mi devo allargare 24 metri per fare una scarpata, quindi significa andare a rovinare anche terreni oltre quello che sarebbe naturale, e significa pagarli poi. Quindi invece di pagarli ci sono sistemi di sbatacchiamento degli scavi che permettono di lavorare in sicurezza. Di fatto questo progetto, superato quest'ultimo vaglio che la provincia aveva voluto imporci in una delle ultime riunioni presso questo tavolo tecnico, è stato reso esattamente, non esecutivo, perché esecutivo è una parola di progetto, è stato definito come progetto definitivo, e il progetto definitivo è stato consegnato ai comuni di modo che la potessero prendere coscienza e conoscenza, oltre a quella che hanno preso, perché in queste annose e lunghe riunioni i comuni sono stati sempre presenti e hanno via via visto l'iter di come si svolgevano le progettazioni, perché eravamo presenti sia io sia l'ingegnere. Il progetto ha un costo, a prezzi del prezziario 2009 di 4 milioni di euro per lavori. A questi poi vanno aggiunti, sempre a quell'epoca, 540.000 euro di espropri, gli imprevisti e quanto altro, e si va a finire con una cifra importante di 6 milioni e 400.000 euro. Per tutte le fasi, comprese anche le fasi di progettazione esecutiva e direzione lavori. Quindi diciamo che quello che è importante è che sono 4 milioni di lavori, 500.000 euro di espropri e 200.000 euro di imprevisti più l'IVA, più le indagini saranno altri 100.000 euro che in parte sono state già eseguite e quanto altro. Questo è il progetto. È l'iter molto travagliato, che però ha subito una serie di controlli inimmaginabili, che io vi ho sintetizzato molto brevemente, perché ne abbiamo avuto di tutti i discorsi, da quelli della Protezione Civile a quelli dell'ATO a quello dell'ABS, che io ho consegnato, dopodiché sarà necessario decidere come, se e quando portarlo avanti. Questo io mi fermerei, a meno che non ci sono richieste di spiegazione. Ah, io posso, no? Prego. Allora, io volevo approfittare della vostra presenza, anzi innanzitutto ringraziarla per la chiara spiegazione che lei ha fatto
del progetto e di tutto l'iter che questo ha seguito nel corso del decennio, no? Mi sembra di capire che partiamo dal 2003 e siamo arrivati al 2014 quasi, e quindi siamo nel corso di un decennio. Volevo io però farle un paio di domande partendo da alcune cose che lei ha detto. Lei ha detto che uno stralcio del progetto con l'istruzione al lato era già stato oggetto di finanziamento, se non ho capito male, e non so se ho colto pure bene, è andato in gara, quindi... Non dal comune, dall'ente gestore, cioè dall'ente che fallisse. Prima che fallisse, adesso è fallita, sappiamo bene, ha una procedura fallimentare in corso, non è proprio fallita. Quello che volevo sapere, è possibile riprendere questo finanziamento? Punto primo, ecco, benissimo, questa è già una buona notizia. In secondo luogo, lei ha pure accennato al fatto che Villa Abate sta per conto suo, già portando avanti, ed è, mi è sembrato di capire che anche questo sta andando in gara, un altro straccio del progetto. Ha detto che è stato progettato a monte un altro pezzo di intervento, perché come dicevo la parte idraulica di questo tipo di sistemi si fa da valle verso monte, un'altra parte di progetto che è perfettamente collegato a quello che ho portato avanti io, ma collegato anche nei prezzi, nelle modalità operative, perché possa essere collegato l'uno all'altro in un unico progetto integrato che non sarà mio compito portare avanti, quindi non è prodomo mia, ma servirebbe per avere innanzitutto un unico interlocutore, un progetto con imprese di dimensioni maggiori che quindi hanno una capacità tecnico-organizzativa migliore di quella dei lavori più piccoli, e quindi scontare anche dei ribassi maggiori, cioè un grosso progetto sicuramente se lei lo manda in gara arrivano. Dico, su questa progettazione state lavorando già su un finanziamento ottenuto o state puntando ad ottenere un finanziamento? Il punto al quale io voglio arrivare, così no, ma non sono più paragonabili, non sono paragonabili. Il punto al quale io voglio arrivare è il seguente. Non so a quanto questo stralcio corrisponda all'intero progetto, però visto che si tratta di un'opera dalle dimensioni importanti e che e dai costi rilevanti che i comuni da soli non possono affrontare, pensare a una realizzazione a stralci funzionali, visto che comunque già un primo stralcio è stato fatto, che possa quantomeno alleviare in un breve periodo il problema, è immaginabile, è ipotizzabile? Il progetto che è stato predisposto da Villa Abate riguarda l'area di Villa Abate ed è una progettazione che si collega a quella dell'ingegnere, ma è indipendente, cioè non si può realizzare. La cosa importante da comprendere è che anche se noi abbiamo un progetto approvato, un definitivo approvato, su quale si sono espressi favorevolmente sia l'assessorato, sia le ferrovie dello Stato, sia l'ATO, sono espressi favorevolmente tutti, noi non lo possiamo realizzare se non viene realizzata la parte dell'ingegnere. Perché di fatto cosa accadrebbe? Che noi semplicemente sposteremmo l'allagamento dalla nostra zona artigianale su via Messina Marina. Mi spiego? Sì, perfetto. Quindi si tratta di un altro progetto, non è il suo, però è un progetto che noi non possiamo appaltare al momento, perché non avrebbe senso. Semplicemente sposteremo il problema dal nostro territorio al vostro territorio. Quindi non avrebbe senso. È un progetto che non avrebbe senso. No, però e non è stato, evidentemente non è finanziato al momento, è allo stato di definitivo, sempre con un prezziario vecchio, oramai superato, 2009, è un'opera da 1.200.000 euro
che risolverebbe il problema senza la realizzazione attuale non possiamo farlo, però è un progetto che ha predisposto Villa Abate, sul quale Villa Abate si è impegnata moltissimo. Noi abbiamo fatto una quantità industriale di riunioni, l'ingegnere è stato molto sintetico, ma noi abbiamo fatto decine di riunioni, abbiamo coinvolto tutti gli enti che esistono in Sicilia cercando di ottenere finanziamenti, finora con esiti pressoché nulli, però va detto che l'ingegnere ha aperto l'esposizione con una cosa molto importante: noi dobbiamo agire in sinergia, non lavoriamo tutti e tre i comuni insieme subiamo tutti i danni, perché anche questo progetto che è di Villa Abate coinvolge anche voi, perché voi quando ci sono gli allagamenti da noi e salta la rete, si allaga tutta la parte del ponte dove c'è il centro Picasso, cioè è anche la vostra zona artigianale che rimane isolata come la nostra, cioè, quindi i danni che vengono arrecati in maniera continua dagli allagamenti danneggeranno e freneranno moltissimo lo sviluppo anche della nostra zona artigianale, come è accaduto già alla nostra. Anzi, la situazione potrà solo peggiorare, perché voi praticamente avete cementificato tutta un'area che prima assorbiva e che viene a scaricare da noi. Quindi la situazione, cioè, è importante capire che non possiamo ragionare come finora un po' si è fatto, tanto l'acqua è a Villa Abate. C'è anche di Carazzi e soprattutto di Silmeri, a Monte. Era tutto quello di capire come le opere che magari voi stavate per realizzare nel vostro territorio potevano servire a limitare la problematica che si verifica non è che la limita. Se non apre la porta non può far uscire. Perché abbiamo il blocco, questa grande camera, gli allagamenti che voi avete sotto in via Meli derivano dal fatto che questa grande camera che c'è all'incrocio tra via Cide Gasperi e via Messina Marina non ce la fa più a contenere. Ci sono due blocchi, uno a monte della ferrovia e un altro quello che intendevo dire io è questo: una parte già è stata stracciata e tutto è andata a finanziare e verrà riassorbita. Non risolverà il problema. Siamo d'accordo, ma quantomeno dal punto di vista finanziario c'è un risolto. No, quindi procedere con lo stesso procedimento, cioè a stralci funzionali che riducano l'importo dell'opera da realizzare, magari ci permettono di poter accedere più facilmente a un finanziamento di pensare di realizzare l'opera. Non so. Voi che siete i tecnici potete aiutarci in questo, magari prevedere delle zone di decantazione d'acqua in maniera tale che diminuisca la pressione a valle e non si verifichino più. Sono tre progetti. Io vi vorrei dire se si fosse riuscito in qualche modo a diminuire il costo, a quest'ora si sarebbe fatto. Mentre stiamo lavorando tutti a 10 anni e più su questa cosa senza poter trovare una soluzione. Ora, è sempre possibile che si svegli una mattina e si trovi una soluzione diversa, perché uno è più geniale. Però dopo che si è buttato tanto sangue, si ha il diritto di dire spiegamela bene, perché il territorio è semplice, ma è molto complesso. Perché i fattori ostativi che lei ha dall'autostrada, perché dovremmo vedere come si raccoglie l'acqua in autostrada, dalle acque di pendice e non è che per esempio tutto questo potrà risolvere, si risolvono sicuramente i problemi che vanno dalla via Cide Gasperi fino a giù a mare, però l'acqua che continua a scorrere sul corso vostro principale rimarrà, quello dovrà essere sede di altro tipo di intervento. Noi abbiamo tracciato, il progetto è molto complesso e avendo fatto uno studio del territorio abbiamo anche dato delle indicazioni
per trovare le acque di pendice, le acque di versante, come è giusto chiamarle, che scorrono sulla montagna a monte tra Missimeri, Portella di Mare e Villa Abate, dovrebbero essere indirizzate diversamente. Ma già se noi riduciamo il grosso, se facciamo, cominciamo a fare funzionare meglio quello che è il volume di compenso della rete, perché la rete, avendo possibilità di svuotarsi, ha anche possibilità di compensarsi, qualche problema si risolve. Il problema è che dovremmo sempre pensare, prima di costruire, a quello che sarà dopo. Questo, ma questo non è un problema che posso risolvere con questo progetto, né nessuno di noi. No, perché ha spiegato abbastanza bene, anche lei tiene pertanto che pur volendo prendere questo stesso progetto e suddividerlo in degli stralci, dice che lei in ogni caso non sarebbe funzionale. Io devo prendere l'acqua dove arriva e portarla dove le capita. No, non è che dico non se ne dovrebbe realizzare su un tratto, soltanto dico che visto e considerato l'ammontare dell'opera, ottenere un finanziamento di 8 milioni non è sicuramente semplice. 6 milioni al prezziario del 2009, se non andiamo a 8 ci andiamo vicino. magari suddividendolo in due lotti, tre lotti, non lo so, non sono un tecnico in questo, per questo dico magari potete venirci incontro voi per ottenere due, tre finanziamenti distinti in tre differenti momenti pubblici, questa cosa per lotti la vedo un po' lotti funzionali, si fa per le opere lotti funzionali, ma non sarebbe funzionale niente. E appunto dico, bisogna, qui entrate in gioco voi nella possibilità di vedere come riuscire a coordinare questa cosa. E io prendo acqua dai due collettori qui, gli allagamenti sono qua e qua, quindi dovrei fare questo tratto di qua, ma senza questo tratto di qua l'acqua qua non ce la posso portare se non faccio questo. Non riusciremo mai a finanziare questo. No, bisogna lavorare seriamente per determinare quello che è il governo del territorio, cioè i comuni devono dire questo è un territorio nostro, noi ci dobbiamo vivere, troviamo anche con mezzi propri come poter fare, poi come risparmiare è un altro tema. No, alcune vie le abbiamo tracciate, quella della ponte integrata, quella dell'integrazione per il progetto. Più di tanto. Beh, allora penso che si debba intervenire su una questione finanziaria e ottenere un'udienza con quello che sono i ragionieri, per avere anche la possibilità di accedere a un finanziamento a casa della stessa. Io ho concluso di ringraziare. Sì, prego, consigliere Tomino. Prendo la parola, Presidente, grazie. Ringrazio gli intervenuti dei comuni limitrofi, anche mostrando la loro sensibilità al nostro problema. Io non sono un tecnico, però diciamo che ascoltando voi vorrei porre una domanda soltanto, perché non mi intendo tanto. Se non sbaglio, l'architetto lei la parte, parlando poc'anzi, ha detto che voi state rimodulando tutto il progetto, ogni area, giusto? No, capito male? No. Ha un dottor? Perché se non facciamo la parte a valle non possiamo fare nulla. Lei poc'anzi ha detto che aspettava il progetto di sbordazione di filo per andare a scaricare là. Noi siamo più avanti, no. Abbiamo già detto quello approvato. Approvato. Ma è subordinato alla realizzazione. Sì, ma a seguito del progetto dell'ingegnere del filo. Sì, sì. In concomitanza. L'esecutivo verrà e vincolato alla realizzazione.
No, sono al monte. Noi siamo al monte, per cui come dicevo andiamo a spiegare, noi possiamo, se lo facciamo, noi andiamo a sovraccaricare questa grande camera che c'è tra via Cinerano e via Sia Marina. Quindi siccome già non ce la fa questa camera, ma andrete a terminare e a pagare ancora di più via Merito e via Sia Marina. Diciamo da questo problema, noi siamo anche una parte resa, perché alla fine tutto questo danno non c'entra con niente, la parte, è un pensiero mio, la parte finale che dobbiamo, questa è invasione di acqua che vengono da una parte. Ma dico io, facendo un progetto di lavoro, per il depuratore, credo che questi grossi problemi non ci possono affidarsi. Se si fa un progetto di lavoro, spostandosi più avanti, sembra che non lo faccia un progetto alternativo. Non è così. Loro sono vincolati. Le acque nere, a portarle al depuratore, e hanno costruito quella rete che va al depuratore in cui sono cresciute. Il comune di Carazzi è obbligato dal banco da interpretare a mare e a quindi sono obbligato a passare per forza sul versante. Non si può cambiare, tutto si può cambiare nella vita. Facendo il progetto, però è molto più complicato che fare quello che penso io. È più complicato fare quello che penso io. È più complicato. Decisamente più complicato e più costoso. Perché lei deve andare a trovare un altro legato. Ci abbiamo provato. Il comune di Villabate ha tentato di rendersi in qualche modo autonomo, portando acque verso il depuratore, ma significa fare una strada più che doppia rispetto a quella attuale e andare a cercare un recapito a mare che non è attualmente previsto e quindi l'iter approvativo di un ricettore a mare è molto più complicato. Il depuratore di Palermo oggi Lama non ha un suo vero ricettore a mare, tanto è vero che quando arriva acqua molto diluita gli impianti di depurazione sono sistemi molto delicati perché si gestiscono una serie di equilibri chimici. La Chieto saprà bene che Lama ogni volta scrive acqua troppo diluita. Quando arriva molta acqua diluita, i sistemi di depurazione vanno in tilt. E l'AMAP dice, signori miei, non è possibile così. Bisogna controllare. E quindi, tra l'altro, l'AMAP non ha un suo scarico a mare per cui tutte le acque di Villabate... Aveva individuato alcune cose. Tutte migliorabili, si possono fare per nel... più vantaggioso rispetto a quel progetto, mi sembrava un progetto effettivamente grosso, un progetto anche perché dovremmo trovare il finanziamento di 6,5 milioni di euro, che diventa oggi tre comuni che si servono di questa e sono 30.000 persone. Io spero che questo progetto sia finanziato domani. Che dopo almeno 10 anni, per non dire 20 anni di avventure, una parte del nostro paese. Al ventennio dobbiamo cercare di non arrivarci mai. Ok, grazie. Diamo la parola anche a Villabate, a Mini Mail.
posizione è stata chiarissima, il problema fondamentale è che il momento è particolarmente grave, perché la crisi economica che stiamo subendo tutti gli enti, specialmente gli enti locali, fa sì che è utopistico pensare a un autofinanziamento di un'opera del genere, quindi siamo reali. Diciamo che oggi i canali preferenziali potrebbero essere la Protezione Civile, non è un impegno che gli uffici tecnici possono affrontare. Certo, le fasi della politica possono essere molto più propedeutiche. Non ci scordiamo che però oggi abbiamo dei problemi a Messina tipo Giampilieri, che si tratta di paesi che vanno a mare, paesi però che vanno a mare. Si deve trovare la possibilità di trovare questi fondi. Non è facile oggi. Oggi le progettazioni sono munite di tutti i visti del mondo, però si deve guadagnare i soldi. Siamo fermi non da ora, da 2 anni che siamo in questo stallo. Allora, volevo precisare, poco fa si parlava di un progetto già finanziato. Di fatto questo progetto è stato finanziato da APS, Acqua Potabile Siciliana, che ad oggi gestisce il servizio idrico integrato del nostro territorio. Significa l'acqua da dove si attinge, quindi dalla sorgente fino al mare, quindi dalla trasformazione che avviene da fulminatore fino al mare. Cosa succede? Il progetto è stato redatto da APS in collaborazione con il nostro ufficio tecnico e che è sempre seguito anche dall'ingegnere Pirò, perché diventava una parte complementare a questo progetto. È stato finanziato, ripeto, da APS, è stato mandato in gara ed è stato fatto il contratto di appalto. Per vicende ancora non precisate, che noi non conosciamo perché la notizia l'abbiamo avuta da poco, da qualche giorno, il progetto non è andato avanti. Uno dei motivi principali, comunque è chiaro, è il fallimento di APS, perché da tempo già è in amministrazione controllata, quindi è tutta una situazione diversa. 2 giorni fa è arrivata una nota da APS al Comune di Ficarazzi. Con questa nota loro ci comunicano che non hanno più la possibilità di portare avanti il progetto e quindi lo consegnano al comune. Di fatto non ce l'hanno dato. Io ora ho il compito di chiamare e vedere che materialmente ci serve il progetto. Quindi ci hanno delegato totalmente il finanziamento e il progetto. Il problema è uno: il finanziamento non è dell'intera opera. L'intera opera che riguarda la ristrutturazione dell'impianto di sollevamento, una parte di rete fognaria di Via d'Europa, una parte di rete fognaria di Via Vettore Orlando e una parte di rete fognaria di Via Ugola Malfa. Questo progetto ha il costo totale di 1,3 milioni circa, che dovrebbe essere comunque aggiornato sempre al nuovo prezziario, perché da poco è uscito il prezziario del 2013. Comunque l'incidenza non va totalmente a lievitare. Il progetto ha un finanziamento di circa 600.000 euro, mancherebbero comunque 700.000 euro. Quindi loro ci mandano questo bel regalo, però ci dicono occupatevene, ma manca la parte del finanziamento, perché il finanziamento è la parte del board. Il resto doveva metterlo a PS, a PS non ha più la possibilità economica e ce l'ha trasmesso. Quindi noi ora come ufficio tecnico avremo il compito di vedere come portare avanti questo progetto, perché è importantissimo, tanto quanto il resto che abbiamo detto, che va a ristrutturare l'impianto di sollevamento, che è in condizione, è in equilibrio proprio, quando si fa manutenzione si rischia di scaricare a mare, con questo sistema andremo a risolvere una serie di problemi, e tra l'altro è necessario perché va a integrare sempre questo progetto, che provoca la mancata esecuzione del progetto, provoca gli altri. Diciamo uno scopo di pubblicità, potrebbe dirci effettivamente quali sarebbero l'impatto positivo sulla situazione attuale?
impatto positivo del progetto APS? Sì, sì, di questo di cui stiamo parlando, cioè allevierebbe un pochettino la situazione. Non riguarda l'allagamento quel progetto, cioè non ci risolverebbe il problema dell'allagamento, perché è un progetto che viene realizzato nella parte a valle di via, via Libertà proprio in fondo, proprio nell'impianto di sollevamento. Però il risolvere l'allagamento a valle, cioè quello di via Europa, quello di via Europa, e diciamo che non ci ma non c'è un tubo nuovo che va a finire nella 113 parallela a quello della, sì, di via, no, Mezzo. C'è una tubazione, questo progetto prevede una tubazione di risalita, di risalita del tubo nuovo, perché la tubazione attuale, quindi utilizzata da APS in questo momento, è una tubazione che in un certo senso non funziona più, perché essendo a pressione spesso noi abbiamo via Meli che continuamente cerchiamo di fare manutenzione, ma si avvalla da sola perché sotto questo tubo, anche perché è a pressione. Quindi se andrebbe a sostituire un tubo potremmo avere la possibilità, no, anche di utilizzare come discesa, sì, di certo, per andare a mare, per ci darebbe la possibilità di utilizzare il tubo da 600 come discesa, poi diventerebbero che giusto il diventerebbero per il tubo da 600, non risolverebbero comunque il problema dell'allagamento, per aiutare l'allagamento. Quindi qualcosa di positivo, una notizia positiva, qualcosa di positivo. Dobbiamo comunque capire come gestire ora questo progetto, stante che in questo momento la gestione è APS. Quindi noi non abbiamo in questo momento titolo a gestire la fognatura, quindi a realizzare. Ripeto, la nota è arrivata un paio di giorni fa, quindi proprio in anteprima cercheremo di capire meglio, noi come ufficio tecnico, di capire meglio quale può essere il proseguo della situazione. Dico, avete sbagliato anche l'opportunità di sottoporlo all'attenzione dell'ufficio della protezione civile regionale per un intervento di somma urgenza, magari, wow, per la copertura dei 700.000 euro. Ma non credo che ci siano questi presupposti, perché non riguarda soprattutto un problema di sicurezza o di protezione civile, perché se sfiora a mare, sì, però se sfiora a mare riguarda altro. Che bisogna essere inseriti per poter avere un finanziamento da parte della protezione civile, i progetti devono essere inseriti in un piano particolare che va a vincolare quelle situazioni, c'è un procedimento particolare, un progetto così non può essere inserito nel piano della protezione civile, prima ci vuole un inserimento in un certo piano che stabiliscono loro, è comunque un progetto fognario, specialmente quello di APS che riguarda l'impianto di sollevamento e parte di rete fognaria, che il progetto prevede per volontà nostra comunque realizzazione di parte della rete fognaria di via Europa, ripeto, via Calamaffa, eccetera. Quindi dovremmo trovare altre strade, poi vedremo con l'amministrazione quali saranno queste strade, però è un progetto importante che cercheremo in tutti i modi di portare avanti, sempre che si svincoli la possibilità della situazione di APS, che in questo momento è titolare delle nostre fognature come gestione. Va bene, io riprenderei la parola sempre se tu me la dai. Sì. Ti puoi risedere? No, qua io faccio. Io veramente vorrei ringraziare l'ingegnere Trifirò, perché ha illustrato come forse non mai questa problematica, mai la cittadinanza attraverso la televisione e i consiglieri comunali tutti erano stati investiti in maniera così analitica, perché l'ingegnere ha grande, diciamo, capacità tecnica e competenza tecnica per avere semplificato tantissimi passaggi e reso agevole anche, diciamo, la lettura di tutto quello che riguarda, diciamo, questa problematica. Grazie al contributo di Misilmeri, grazie al contributo dei tecnici di Villa Abate. Il problema è veramente impegnativo. Noi ora valuteremo le strategie da seguire. Stamattina abbiamo fatto una riunione preliminare e con il mio ufficio tecnico abbiamo anche valutato la possibilità di fare questo intervento e cercare di capire come possiamo beneficiare di queste somme che l'APS dice io non ho più la capacità di poterle gestire, le metto a disposizione del comune di Ficarazzi. Certo, andare a fare una variazione di bilancio e trovare all'interno del nostro bilancio 700-800 mila euro, io credo che in questo momento sia impensabile.
So perché i conti sono a posto che possiamo accendere dei mutui, però dobbiamo anche lì stare molto attenti, perché se la soluzione è quella che noi auspichiamo, cioè dobbiamo eliminare quegli allagamenti, allora con questo intervento noi possiamo alleviarli questi allagamenti, ma non possiamo assolutamente eliminarli. Di contro andremo a eliminare gli allagamenti che ci sono sul Viale Europa, rendere la rete del Viale Europa una rete, diciamo, sicura. Andremo a mettere in sicurezza buona parte del nostro territorio, quindi è questa una programmazione che il piano triennale delle opere pubbliche può, attraverso il Consiglio Comunale, non è che il fatto che la problematica l'ho voluta, diciamo, portare alla vostra conoscenza è un fatto casuale, o è un fatto pubblicitario, è un fatto strategico, perché poi la programmazione per queste cose la dà il Consiglio Comunale, e un Consiglio Comunale che non conosce non può dare la programmazione giusta, e quindi l'operazione è intelligente, ritengo. Se vogliamo percorrere quella strada, è bene lavorarci su quella strada, perché si potrebbe anche accendere un mutuo e sopperire, diciamo, alla parte che manca per la realizzazione dell'opera, 1.300.000 o 1.400.000, attraverso un mutuo. Ma la strategia la dobbiamo trovare assieme. Vincenzo Tribuna è convintissimo che utilizzare questi tre tubi da 600, questa strategia ci vada a alleviare il problema dell'allagamento. Perché? Perché utilizziamo, diciamo, tre tubi e non più due, così come oggi. L'architetto Trifirò è un po' scettico su questa situazione, nel senso che ci dice sì, si allevia il problema, ma è una questione sempre di tempo, guadagniamo qualche minuto, una decina di minuti in più sull'allagamento. Però non possiamo stare con le mani in mano, non possiamo non, tra virgolette, tentare. Tra l'altro la scienza, la tecnica ci aiuta in questo. Io voglio liberare, se voi non avete più domande, se non ci sono più osservazioni, i tecnici che abbiamo, tra virgolette, coinvolto, perché è giusto dare un'impostazione tecnica, però ora lasciamo un po' lo spazio alla politica per affrontare gli altri punti all'ordine del giorno, se vogliamo, oppure magari se siamo stanchi tutti li rinviamo, diciamo, ad altra data, visto che c'è un consiglio comunale da qui a lunedì. Ringrazio Franco Abbate del comune di Villabate, l'architetto Giordano Giovanna, sempre del comune di Villabate, il geometra Sucato Pietro e l'ingegnere Trifirò per la loro pazienza, competenza e collaborazione. Veramente abbiamo fatto qualche cosa che di solito non si vede mai, perché coinvolgere tre comuni in un consiglio, ecco, in un consiglio comunale non è facile. E se questo è riuscito, non è grazie al sindaco di Figuerazzi che ci può mettere i panni ai pesci, ma poi la moltiplicazione viene fatta da altri. Questo consiglio comunale, io devo ringraziare il sindaco di Villabate, le persone che chiaramente sono intervenute, e i commissari straordinari del comune di Misilmeri, a cui comunque manderò questa delibera consigliare, ma la invieremo a tutti quegli organismi, quegli enti che ci possono, diciamo, dare una mano in questo. Io da qui a breve cercherò anche di recuperare le attenzioni dal Parlamento europeo su problematiche finanziarie legate al nostro territorio. Nella prossima settimana mi troverò a discutere di problematiche come Villa Merlo, di una pianificazione territoriale che riguarda l'area metropolitana, perché l'area metropolitana è un altro problema che è stato messo sul tavolo dal nostro presidente Crocetta in maniera confusa. Ma la creazione di un'area metropolitana è il futuro dei nostri territori, perché la comunità europea non manderà più finanziamenti ai singoli comuni o ai comuni quelli più grandi, ma programmerà da qui ai prossimi anni attraverso un ragionamento di area metropolitana, così come esistono in Europa da decenni. E quindi la strada, Piero, Vincenzo, amici del consiglieri comunali, è quella della creazione di un'area metropolitana. E allora quello che noi vogliamo è che l'area metropolitana non parta dall'alto
così come è stata pensata dal Presidente Crocetta, ma parta dal basso, attraverso il contributo dei comuni che conoscono i loro territori, conoscono le esigenze. E allora andare a capire l'Europa, come si sta muovendo in questi ragionamenti, è importante. Noi abbiamo i nostri collegamenti politici, sfruttiamoli su questo, diamo i nostri contributi, da destra a sinistra, senza nessun colore politico, perché la scommessa dei nostri territori comincia oggi e si vince solo intercettando quali sono le linee che l'Europa vuole seguire e non facendoci trovare spreparati a una programmazione che ci potrebbe tagliare fuori e potrebbe addirittura tagliare fuori non il comune di Figherazzi, che è uno dei tanti della Sicilia, ma potrebbe tagliare fuori anche città come Palermo, come Catania, come Messina, che hanno compreso il problema che vi sto accennando io e allora hanno indotto anche il Presidente della Regione a un disegno di legge poco conosciuto che comunque rappresenta una qualcosa da presentare all'Europa per cercare di essere destinatari di questi finanziamenti. Allora noi ci siamo opposti, abbiamo detto no, il tempo c'è, riusciamo a organizzarci diversamente, parliamone, perché ancora un po' di tempo c'è prima che si arrivi a quello che vi ho evidenziato. Noi i tavoli tecnici li apriremo, ma la condizione che abbiamo messo al Presidente della Regione è l'immediato ritiro di questo disegno di legge, che devo dire non ha fatto danni, perché non hanno avuto neppure il coraggio di presentarlo all'Assemblea, non l'hanno neppure trasmesso ai capigruppo, giace all'interno di un cassetto, ma noi siamo stati bravi anche ad aprire quel cassetto e ad intercettarlo, perché sono stato l'unico sindaco dei 20 che hanno fatto la riunione nel mese di settembre ad averlo e avere discusso con cognizione di causa di quello che hanno scritto nel disegno di legge. Bene, a noi non è piaciuto e l'unica condizione che ho posto io e poi tutti gli altri si sono chiaramente sentiti rappresentati da questa posizione è quella di dire a Crocetta ritira immediatamente il decreto, perché è la condizione senza la quale nessuno si siederà a parlare con te. Chiaramente i 90 deputati sono stati solidali, perché nessuno ha dato spazio a questa, tra virgolette, provocazione o follia o reazione del Presidente della Regione. Questo ve lo dico, tra virgolette, in anteprima, perché so che era un tema, diciamo, molto discusso nell'ambito politico. Grazie a voi tecnici, vi libero, perché noi dobbiamo continuare, diciamo, il nostro consiglio comunale, perché abbiamo altri 2-3 punti, però non vi vogliamo annoiare su questioni, diciamo, un po' più locali. Grazie. Soprattutto a fumare. No, consiglieri, per piacere, un attimo di silenzio, grazie. Scusatemi, ne approfitto. Scusatemi, approfitto della possibilità di avere tutti i consiglieri e anche di esserci io presente per comunicare che oggi abbiamo approvato in giunta le modifiche al bando dei cantieri di servizio, quindi da lunedì sarà pubblicato il bando sul sito ufficiale e già quindi sarà data la possibilità a tutti i cittadini di presentare le apposite domande. Abbiamo predisposto un bando che la segretaria ha definito eccellente, vero dottoressa? Ci abbiamo lavorato veramente tanto e abbiamo anche predisposto un piccolo vademecum per la compilazione delle domande e comunque i nostri uffici saranno a completa disposizione di tutti i cittadini per un'eventuale delucidazione e anche per un eventuale aiuto proprio materiale per la compilazione delle domande. Abbiamo anche allegato lo schema tipico e quindi il facsimile di domanda, che è reso abbastanza semplice, veramente per aiutare i cittadini, e comunque noi saremo tutti a disposizione, sia come assessori, gli uffici, e speriamo di creare anche lunedì stesso uno staff formato da tanti dipendenti che aiuteranno i singoli cittadini nella compilazione delle domande. Grazie, era doveroso dirlo anche perché c'ho tutti i consiglieri comunali. Va bene, allora la prima comunicazione te la voglio dare io. Lunedì c'è il consiglio comunale, io personalmente non ci sarò fuori, gli argomenti sono molto importanti, però verranno, diciamo, trattati dal sindaco e dalla giunta. Perfetto, esauriti i punti all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.